Questa è la console più venduta di sempre. Questa è la PlayStation 2, la mia PlayStation 2. E oggi proviamo ad accenderla dopo 23 anni dalla prima volta. Funzionerà ancora? Ma sciasciate punta al ferro. Lascia mi piace adesso a questo video. Salve a tutti ragazzi e bentornati, Shosha, siamo tornati qua nel mio salotto con le riprese casarecce. Ma ve l'avevo promesso, ecco la PlayStation 2, quella che sono riuscito a recuperare dalla cameretta. Trovate il video qui sopra. Tu dirai, ma perché non stai iniziando dalla prima PlayStation 1? Nel 1997 mi regalarono la mia prima PlayStation. Eccola qua, voi direte, che gli è successo ragazzi? L'ho deturpata con uno sticker di Metal Gear Solid, che ai tempi era il mio gioco preferito. Cioè guarda quanto è bello, guarda quanto è bello. Però ragazzi, questo è il dietro. Direi che non è molto funzionante, ma la PlayStation 2 in teoria dovrebbe funzionare. Pensate che la PlayStation 2 è uscita nel 2000. Ma alcuni di voi manco erano nati probabilmente. Mi scrivete sotto nei commenti qual è stata la vostra prima console. Non per forza PlayStation ovviamente, però vi posso raccontare la mia storia. Questa PlayStation me la regalò mio padre. Avevamo fatto sta scommessa: se segni 3 gol ti regalo la PlayStation 2. Mo è cascato male perché oltre ad essere il CR7 della TV Burtina, giocavo difensore centrale, ma battevo le punizioni. E c'è stato un giorno che ho fatto doppietta. Io però adesso c'ho sto ricordo che la PlayStation 2 era tipo una console costosissima ai tempi. Infatti mi padre era mezzo rosicato. Però la cosa fighissima è che tecnologicamente ai tempi era super avanzata. Cioè voi adesso qua non lo leggete, ma c'è scritto DVD. Ai tempi questa si utilizzava anche come lettore DVD. Che voi dite, vabbè, capirà. Oh raga, ai tempi era una cosa incredibile. Cioè un lettore DVD e una PlayStation 2 più o meno a un certo punto costavano uguale. Ma cioè... tu a pizza mia. Sì, me la sono mangiata io, perché che è successo? Perché la pizza mia. Mi sono mangiata la pizzetta tua? Sì. Io pensavo me l'avessi comprata per me. Io l'ho comprata per Adele, nessuno. Allora Adele, fammi una scommessa, se fai 3 gol te compro la pizzetta, va bene? Oh, meno male che ci hanno interrotto perché c'avevo il cappello messo d'un male. C'ha il tasto quello dell'accensione che non... cioè, non è che è sporco. Cioè, che gli è successo? Pur vero, ragazzi, io da giovane non è che facevo pulizia o roba. Già tanto che sta ancora tra noi. Però è sempre stata questa, non si è mai rotta. A differenza, per esempio, della PlayStation 3. La PlayStation 3 mezzo offusa. Manco ci giocavi online. Potevi, mi sa, a un certo punto... ci ho mai giocato online. Ma vogliamo parlare del DualShock 2? Della PlayStation 2? Parlamone, ma non è questo. O meglio, questo sì, c'ha le fattezze, ma questo è uno farlocco. Adesso tu lasci mi piace, in questo momento, hai capito? Ma sciasciate punta al ferro. Lascia mi piace adesso a questo video. Nella speranza che funzionino, non c'ho quello originale in questo momento. Vabbè, ovviamente se c'è la console c'è pure il controller. Chissà dove stava. Questo invece era quello della PlayStation 1. Aveva la stessa forma, ma aveva più funzioni. Era una roba anche un po' tecnologicamente avanzata. Considerate sempre, raga, voi forse non vi ricordate quali erano i pad delle altre console. Sperando che funzioni almeno uno di questi qui, io direi che è arrivato il momento di accendere la console nella speranza che funziona, se no sto video casca adesso, ok? Questo è un video nostalgico, dopo parlerò e vi mostrerò i miei giochi preferiti per la PlayStation 2, quelli che avevo io, quelli che hanno fatto la mia storia, ma c'è qualcosa che preserva la memoria, la memory card. Ho ritrovato le mie due memory card, quella della PlayStation 1 e quella della PlayStation 2. Oggi testiamo questa. 30.000 mi piace. Andiamo a resumare questa, ragazzi. È scritto il mio nome e 1999. Cioè, pensa quanto è vecchia sta cosa. Questa della PlayStation 2 mi ricordo perfettamente quando me la comprarono, perché scenario Final Fantasy X, era il mio compleanno di non mi ricordo quanti anni. Mi comprarono Final Fantasy X, però per salvare c'era bisogno della memory card e quindi dovettero comprare la memory card. E mi ricordo, non so se mia madre o mio padre dice, mazzo quanti soldi. Quindi mi ricordo che ho cominciato a salvare i giochi così. Prima evidentemente non salvavo, perché raga, senza questo non salvavi. Non è come adesso, sì, giochi tutto automatico. E qua dentro spero che ci siano ancora conservati i salvataggi dei miei giochi. Oggi scopriamo questo. E vi ricordo che abbiamo ancora l'hard disk da scoprire, eh? Non fate caso a bambole e bamboline, perché è quello che è. Adesso l'accensione la facciamo qui di sotto, poi vi registra. Se funziona, torniamo in studio dove registriamo, vi faccio vedere bene. Però adesso c'è il momento della verità, si deve accendere. Accendiamo. Allora, la corrente è bassa.
Si accende. Vince, questo è il momento che tutti noi stiamo aspettando. Si accende la Play dopo 23 anni dalla prima volta. Vado? Oddio. Mi hanno scalda pizzette. Oh! Sì! 23 anni dopo! Sì! Funziona il pad! Non funziona! Guardate, adesso pure il pad funziona. Benissimo, allora, mo ce ne andiamo di sopra. Così proviamo qualche gioco d'epoca che ho provato, vi faccio vedere qualche gioco, ma soprattutto la memory card. Sto registrando la PlayStation 2, guarda. Ho comprato un aggeggino che mi switcha da 16 noni a 4 terzi. Credo che il formato fosse 4 terzi, quello originale, ma noi per una questione nostra facciamo questo qua. Prima di andare a vedere i giochi se girano e se il lettore legge, perché sennò è finita, proviamo la memory card. Oh, però eccoli i palazzi. Sì, sì, eccoli. Tanti mi piace, leggiamo la memory card della PlayStation 1. Te prego, dimmi che c'è qualcosa. Sì, guarda che bello, guarda che bello. Notate come ogni cosa c'ha il suo simbolo, la cosa sua, e alcune pure animate. In quegli anni ero appassionatissimo di wrestling, quindi insomma noterete che ce ne sono diversi. Allora, questo è il Comes the Pain, guarda, a forma di chiappa. Però sarebbe bello andare a ricaricare il Comes the Pain. I Simpson, il videogioco, non era Hit and Run, questo era proprio il videogioco che prendeva in giro i videogiochi. SmackDown vs Raw 2007, il 2006, Final Fantasy 12, 65 ore. E non neanche posso dire che è uno dei miei preferiti. Ultimo salvataggio nel 2010, possibile? Final Fantasy 10, quindi cioè, ci ho giocato, poi rigiocato, poi rigiocato. Pazzesco, Raw Galaxy, vedete ragazzi quanto ero appassionato pure di giochi di ruolo giapponesi. Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 2, 44 ore, che sono pure poche secondo me. Ecco, questo lo dobbiamo andare a recuperare ragazzi, perché c'ho di tutto. Cioè, li ho sbloccati tutti. Dragon Quest 8, pure qua, 23 ore. Sto Crash non lo riconosco sinceramente. Shadow of the Colossus, tanta roba ragazzi, pure questo, col cavallo che corre. Questo è un capolavoro della PlayStation 2, ecco. Che bello che la PlayStation 2 c'aveva tantissimi giochi, tra cui tanti capolavori. Che abbiamo giocato ultimamente il remake. Questo invece ragazzi era l'originale sotto. Bully! Lupin la morte e Zenigata l'amore. Questo è un gioco ragazzi che conoscono in 4. Ancora Resident Evil, vedete come ce l'aveva pure diversi. God of War. Devil May Cry 3, bellissimo. Oddio che è FIFA Street. FIFA Street, mamma mia che ricordi. NBA Street, ecco, io ragazzi ho giocato un botto NBA Street. Questo è il gioco d'Ollie e Benji sicuro. È in giapponese, quindi vabbè, però raga, erano altri tempi. Diciamo che c'avevi più cugini da più parti del mondo. I Cavalieri dello Zodiaco. E poi i Simpson Hit and Run. E poi pensate che a un certo punto tu riempivi la memory card, quindi a un certo punto dovevi cancellare la memoria. Ora ragazzi, invece, per quanto riguarda i giochi con disco, io a tempi non ero così attento, diciamo. Penso mi capirete, ero un bambino, quindi delle scatole non mi importava. Alcuni li ho prestati, non mi sono mai tornati indietro, e quindi li tenevo qua dentro. Ora so che state pensando, è esattamente così. Cioè, per dire, Kingdom Hearts 2 lo tengo così. A proposito ragazzi, io c'ho i salvataggi, vediamo un po' se funziona. Ah, non c'ho molte aspettative, vediamo. Ecco, a parte il razzo. Oh, lettura disco in corso. C'è una speranza. Smackdown. Gun. Era il precursore di Red Dead Redemption. GTA San Andreas. Ah, è partito! Zitti! Eccolo! Eccolo! Ci ha messo 5 minuti. Sì. Aspetta. Sì! Non è stato... E beh, che te frega? E fammi gioca quale, che te frega? Sì! Vabbè, io qua mo piango, raga, perché Kingdom Hearts. Però questo è l'originale, cacchio. Certo, ti devi mettere gli occhiali per vedere qualcosa, oh. Bello, ragazzi, bello. Chi c'era sa, chi ha vissuto sti momenti sa. Allora, carichiamo. Vediamo. Come nessuna memory card? Ah, perché deve stare nell'uno. Scusa. Porco, 2 a 1 FPS. Ah, va. Vabbè, ragazzi, non lo giochiamo. È solo per vedere se mi dice più o meno quante ore erano. Vi ricordo che questo non è mai... Infatti, ne ho solo 2. Non è mai il mio primo salvataggio, perché sì, questo l'ho giocato e finito un miliardo di volte. Beh, oggi, ragazzi, lo potete giocare e rigiocare in tutte le salse. Se è uscito pure per il telefono, tra un po'... no, in realtà c'è uscito, quindi... SmackDown, FIFA Street 2...
NBA Street. Allora, mentre lui legge il disco, va sicuro che non è mai stato così lento. Ai tempi era veloce. Vediamo che altro c'era in quest'altro. Capisci? Capisci di che stiamo a parlare? Oh, guardate qua, ragazzi. Ho messo un Winning Eleven. E vedete che posso mettere Santa Hertz. Oddio, è successo un casino. Questa era Winning Eleven, non era PES. Era la versione giapponese. Che solitamente differiva per, penso, me niente. Il fatto che era tutto giapponese. 2011, attenzione, eh. Ah no, questi erano quelli accroccati. Pelé contro Maradona. Questi erano quelli, raga, falsocchi. Sì, era moddato. Comunque questo gioco oggi è superiore, eh. Poi noi tra amici diciamo: no, a me piace più Winning Eleven, no più PES. Ma è la stessa cosa. Io ho passato molto più tempo nell'Edit Player piuttosto che... Allora, aspettate, raga, vedete con le licenze. Serie A, ragazzi, io giocavo con l'Inter. Guardate che Inter. Ibra, Adriano, guardate che stazza. Adriano, 99 power shoot. Ok, Reco, Balcino, Cruz, Crespo. Pensate che poi nell'anno dopo ci arriviene pure Suazo. Il mio attacco in quest'anno era Adriano, Ibrahimovic, Crespo, Reco dietro le punte. E poi c'avevo Zanetti in difesa, Vieira. Guardate come gli assomigliavano i giocatori. Ma è clamorosa sta cosa. C'era la Roma forte, mi pare. Con due dotti in fenomeno. Raga, la Lazio andava in giro con Maghiwa. Mamma mia, ma fa vedere sta squadra che è orribile. Il Paris Saint-Germain di Pancrazio. Madonna, qua non valeva niente, ragazzi. Qua c'erano le mod, eh. Perché se no il Chelsea non c'è mai... Robben coi capelli. Drogba sceva che era andato al Chelsea. Sarà fortissimo sto Chelsea. C'era Cristiano, vediamo com'era. Niente di che... Guarda Cristiano, guardalo! Che giocatoraso! Fammelo vedere Ronaldo, porca miseria, ragazzi. Che scarpini c'aveva? Beh, considerate, ragazzi, che poi nelle versioni moddate ci hanno messo anche gli scarpini della Nike. Che però, guardate che figata, qua tu te li potevi modificare tutti, io mi ricordo. Potevi mettergli la collanina più profonda allora che adesso. Potevi mettergli il braccialetto dell'amicizia. Messi! 19 anni! Mazza quanto era forte già. Ronaldinho Gaúcho. Guardate che stiamo a parlare. Guarda che giocatore, va. Porco 2 c'aveva Cazzano. Il fenomeno funziona, quindi volendo posso rigiocare ai miei giochi. C'ho anche bei salvataggi. In questo gioco ci ho giocato veramente tantissimo. Poi non so bene come impostare il video, era per vedere la PlayStation 2. La cosa bellissima è che di questo gioco utilizzo la musica nei video, sentite. È proprio quello, ovviamente questa è cantata. Cioè, ci credete voi che io mettevo il gioco e poi stavo così? Cioè, io sta intro me la so sempre. Cioè, non esisteva giocare e non guardare sta intro. Assurdo. Cioè, a me devono rifare questo, no, Tenkaichi? Questo era figo. Ma adesso uscirà un nuovo Dragon Ball, ma non sarà mai bello come questo. Opzioni di gioco. Molto difficile. Livello della CPU, molto forte. Ah, ragazzi, non so come funzionava la situazione, però ce l'avevo veramente tutti. E poi c'erano pure le cose paradossali, cioè, tipo... Rottura, che cazzo è? Potevi andare in giro per il mondo a cercare le sfere del drago e rivivevi la storia di Dragon Ball. I giochi di Dragon Ball dove c'erano veramente tutti erano i Tenkaichi. Se permettete, io torno a giocare. Ma è stata una win incredibile. Non me lo sarei mai aspettato che dopo 23 anni dalla prima volta funzionasse. Cioè, abbiamo ancora un hard disk e una memory card da leggere. E vi va di farlo con la PlayStation 3? Fatemelo sapere, soprattutto qual è stata la vostra console e qual è il vostro gioco preferito per la PS2.